E noi allora ci colleghiamo con il Veneto, con la nostra redazione del Veneto, in particolare con Michele Lipani del PDL di Porto Gruaro, assieme al nostro collega Rosario Padovano. Linea audio e video in diretta agli amici del Veneto. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto. Abbiamo invitato Michele Lipani, esponente della PDL di Porto Gruaro, per parlare della nascita della sezione dei 300 giovedì a Porto Gruaro. Chi erano i 300, Michele Lipani, nella storia? Chi sono stati i 300 e chi saranno i 300 grazie a questa associazione in futuro? Grazie. Giovedì 12 novembre alle ore 18:30 nella sala del caminetto al piano terra della Villa Comunale ci sarà l'inaugurazione e la presentazione al pubblico di questa nuova associazione politico-culturale che vede la luce anche a Porto Gruaro dopo essere già attiva in altre sedi del Veneto orientale. E dal nome sicuramente chiunque ci vede si ricorderà dei 300 di Leoni, dagli Spartani. Che caratteristiche avevano? Gli Spartani avevano la caratteristica di credere fermamente e con forza, con tutta la volontà, in quelli che erano gli ideali del loro popolo, cioè credevano nel loro popolo, nella loro forza di far valere i loro ideali, forza di nazione, di Ma soprattutto religione. respinsero i persiani. Beh, la storia li ha portati poi chiaramente a una guerra contro Persia, eccetera, eccetera. Noi diciamo, dobbiamo contestualizzare il concetto di Spartani in un contesto adesso in chiave politico-culturale. Le chiedo un parere sui 300. Secondo lei Gianfranco Fini farà parte dei 300? Potrebbe farne parte l'attuale presidente della Camera? Ma guardi, Sinceramente. l'associazione nasce come associazione culturale alla quale potranno far parte chiunque si identifichi in questi valori, non necessariamente gente quindi di destra. Benissimo. Identificandosi in questi valori ne può far parte. E Benissimo. chiunque, quindi non c'è nessuna preclusione. L'importante è la difesa di questi valori Benissimo. in cui noi crediamo e che vogliamo rilanciare con forza. Non c'è più tempo, ringraziamo Michele Grazie Lipani, a linea alla voi. redazione centrale.